TMC Podcast. Bene, buongiorno a tutti, io sono Matteo Mosca e sono il titolare dell'impresa funebre Figli di Mosca Giacomo di Andorno Micca. Questa presentazione è una presentazione un po' particolare perché mi sono accorto, ovviamente in maniera spiritosa, che ci sono alcuni punti di contatto con alcune professionalità presenti all'interno di questo capitolo rispetto alla mia azienda, e quindi mi sono divertito un pochettino a prendermi in giro e a prendervi in giro. Qual è il nostro core business? Bene, il nostro core business è dal 1956 quella dell'organizzare eventi, in particolare i funerali, quindi gli ultimi eventi. Abbiamo avuto appena adesso un maestro degli eventi che è Max con la sua number one, i numeri uno. Noi possiamo definirci the last one. Come facciamo ad organizzare al meglio questi eventi? Beh, chiaramente un po' come fa Jennifer, ovvero aiutandoci con varie professionalità e vari collaboratori che ci possono dare una mano a rendere perfetto anche questo ultimo evento. Jennifer ci ha portato il vero Babbo Natale, io non vi porto il vero Babbo Natale, ma quattro bei portantini, quelli sì. Passando oltre, Giulia Busca ci ripete sempre che il sonno è importante e che avere una camera da letto arredata e con un letto, un sistema letto ben fatto è molto importante, ed è vero, è importantissimo soprattutto se si ha intenzione di riposare per molto, moltissimo tempo. Qui una piccola selezione dei nostri sistemi letto, potete vedere che sono tutti sistemi letto fatti artigianalmente in legno massiccio con più o meno lavorazioni che possono comprendere, come potete vedere, delle incisioni, in questi casi un tulipano, qui per gli amanti degli alpini c'è il cappello d'alpino, potete scegliere anche un letto in noce, oppure se siete amanti di Luigi XVI potete scegliere un letto in stile Re Sole con intarsi e radica. Ma è importantissimo non solo il letto, ma anche gli imbottiti, il materasso, l'imbottitura, perché è questa che ci fa dormire veramente bene. E quindi da noi potete trovare anche una selezione di tessuti pregiati con varie lavorazioni, anche qui tutti artigianali, che possono andare incontro a ogni gusto, sia che sia moderno o che sia un pochettino più elaborato, come potete vedere in queste immagini. Successivamente andrei a stuzzicare anche un po' Elena, perché Elena è molto brava ad arredare gli ambienti, è molto brava anche con i complementi d'arredo, e se siete tra i fautori della teoria che il matrimonio è la tomba dell'eros, io ho l'arredamento adatto per la vostra camera da letto con le luci che fanno molta atmosfera. Passando sempre ai complementi d'arredo, ecco, posso fornire anche questi fantastici quadri che in realtà sono delle urne cinerarie che possono essere appesi per tutta casa, e quindi potete farvi il mausoleo coi parenti senza che nessuno si accorga della loro presenza in abitazione. Passando oltre, direi che ci occupiamo anche di grafica, un po' come fa Enrica, però la nostra grafica è particolare, nel senso che dobbiamo andare a comunicare quello che è il vostro ultimo appuntamento. Voi direte, ragazzi, mi troverò qui per l'ultima volta, e quindi noi andiamo a farlo in maniera fine, pulita, essenziale, andando a dire a tutti dove vi troverete e dove andrete a finire. Successivamente il nostro buon Luca Duò è molto bravo, ha delle macchine veramente fantastiche ed è specializzato nell'oleggio sia a breve, medio o lungo termine. Bene, noi facciamo più o meno lo stesso servizio, ma siamo specializzati nel noleggio di limousine a brevissimo termine. Verosimilmente la si può affittare una volta sola nella vita questa macchina, e però effettivamente lo potete vedere anche voi, questo è l'ultimo acquisto che ho fatto, è proprio bella da morire. Bene, io ho finito con addirittura circa un minuto di anticipo, e qui vi faccio vedere un attimino quali sono i nostri contatti. Questa immagine mi piace particolarmente non per l'allegria che suscita, ma per la cosa che c'è dietro, ovvero la collaborazione che comunque c'è in B&I. In questo caso è una collaborazione tra, vabbè, io che ho fornito la materia prima, una bella giornata di sole, il cimitero d'Europa, Enrica Rolando per quanto concerne la grafica pubblicitaria, Antonio Mantovan per le foto. Bene, io vi saluto e vi lascio con il mio ritornello, ovvero impresa funebre Figli di Mosca Giacomo, la certezza di andare in buca. Grazie a tutti. TMC Podcast.